eccoci qua di Dungeon News. Allora, dopo il pareggio con la Lazio, diciamo che c'è un po' di... Vespa. Non so, sarà successo qualcosa di importante, cioè, irrompe addirittura Bruno Vespa. Scusate, Shira, Vespa. Shira, benvenuti a posto. Salve. Porta. Sì. Dice Shira, una puntata speciale, che ovviamente. Parleremo di questo argomento che tiene il banco questa sera e per tutto l'intero mondo è col fiato sospeso per sapere chi la spunterà tra Hillary Clinton e Donald Trump. Sicuramente no, per sapere chi la spunterà tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Mr. Sarkis. Ma come? Ma che zitto! Vespa, ma che co... Zitto! Allora, ma vi di zitto che... Quindi noi abbiamo questa sera la fortuna di ospitare sia il presidente Aurelio De Laurentiis. Sì, buonasera, buonasera. Che si fanno? Presidente, grazie. E mister Maurizio Sarkis. Sì, ma buonasera, che buonasera, subito a capire le due posizioni. Allora, presidente, da molte parti le arrivano queste accuse, accuse che dicono che lei non ha acquistato un attaccante dopo la cessione di Gonzalo. No, ma come risponde, presidente? Va bene, non si... la cessione di quello lì. Lei come si difende? Ma vida, io ho detto a Sarri di comprare Aubameyang. Un attimo. No, è inutile, Maurizio, ma io te l'ho detto, tu hai detto no, va bene. No. E quindi benissimo, giusto. Le do la parola, mister. Non è così. La posizione ha detto di scegliere Aurelio De Laurentiis. Di scegliere tra Icardi e Aubameyang, è arrivato nell'uno e nell'altro. Cippa non è arrivato. Allora non è proprio come dice lui, mi trovo a giocare a dibattere su questo argomento che è interesse mondiale da parte di tutti i tifosi del mondo, tutti i tifosi. No, e voglio dire, fatelo stare zitto, tutti i tifosi del mondo, sì. E a tale proposito noi abbiamo realizzato un sondaggio per capire l'opinione pubblica come si posiziona sulle due argomentazioni. Ragione io. A Porta a Porta, Tommaso Sarace e il suo caffè. Ma che si fa? Perché il caffè ci vuole. Ci vuole. Tommaso, ma ti sembra il momento giusto? Tommaso, vuoi rispondere al presidente? Col caffè cumbo, crema e gusto, ogni momento è quello giusto. Abbiamo un plastico? Il cerino è plastico. Questo è plastico. Ma più tardi, per altre ragione io. Porta a porta, insieme. Ho ragione io. Ma calmatevi, pigliatevi il caffè. Si fuma qui. Grazie Vespa, capiremo poi dopo che cos'altro accadrà. A dopo.